Buongiorno e grazie per l'opportunità che mi viene fornita oggi di discutere con voi all'Italian Issue Tech Summit di un tema che mi sta molto caro, che è il tema delle competenze. Giusto due parole su di me. Sono Alberto Caruccio, ho un background in finanza e innovazione. Da circa 15-20 anni lavoro nel settore financial service, ho iniziato come consulente. Nell'ultimo periodo collaboro anche con diversi programmi di innovazione e di imprenditorialità a livello internazionale. E lo speech di oggi che vi porto vorrei focalizzarlo proprio all'interno di questo specifico settore, e cioè come possano le competenze essere un fattore chiave per lo sviluppo. In questo caso cerchiamo di focalizzare questo tema sull'ecosistema InsurTech in Italia. Partirei da definire un po' con voi in questo breve excursus che cosa sono le competenze, perché può essere un tema abbastanza banalizzato. Abbiamo tutti presenti in linea generale cosa sia una hard skill, cosa sia una soft skill, come una persona nel suo percorso lavorativo o formativo acquisisce delle nuove competenze. Questo però è solamente una parte degli aspetti che vanno considerati quando proviamo ad approcciare questo tema. Oggi vi propongo una rappresentazione multilayer. Cosa intendo come multilayer? Partendo dal livello più basso, cioè un'analisi delle competenze individuali e di quello che oggi all'interno del nostro ecosistema e a livello del panorama internazionale vediamo, piano piano come questo ambito cambia se proviamo sempre più ad astrarci, ragionando a livello di competenze collettive, cioè competenze a livello di team, di un'organizzazione, come focalizzandoci sulle start-up, anche questo ambito e competenze varino il proprio impatto in base al momento preciso del ciclo di vita della start-up, e infine come questo tema abbia un impatto e come sia oggi indirizzato a livello di ecosistema. Parlando di competenze individuali, porto questa rappresentazione che secondo me è molto interessante, che mostra come ci sia oggi un fenomeno crescente. Vedete che negli ultimi 10 anni si è quasi raddoppiato la difficoltà da parte delle imprese di trovare, portare nella propria compagine dei talenti. Fenomeno che viene definito come talent shortage, generato fondamentalmente da alcuni fattori chiave. Sicuramente la velocità del cambiamento, l'evoluzione tecnologica, che rendono difficili questo adeguamento in prospettiva da parte individuale delle competenze necessarie per entrare nel successivo mondo del lavoro, sia che esso sia un impiego in un'azienda, sia che esso sia un'iniziativa imprenditoriale. Un mancato oggi, dal punto di vista culturale, approccio a quello che viene definito lifelong learning approach, cioè una costante formazione, sicuramente una variazione nelle attese individuali delle persone. È una forte competizione a livello di aziende, ma anche la volontà di cercare sempre di migliorare. La globalizzazione ha buttato giù dei muri, quindi per le persone con maggiori skill e competenze è possibile intraprendere carriere professionali all'estero. E questo ovviamente impatta sulla capacità paese, nazione di mantenere i propri talenti e di attrarre le migliori competenze. E infine, focalizzandoci poi su degli aspetti più propri della nostra industria, in questo caso il mondo assicurativo, è ovvio come certe caratteristiche del business, per esempio la regolamentazione, portino a dover per forza di cose avere anche delle competenze difficili da sviluppare in un solo percorso accademico e che quindi risultano in qualche maniera rare. È interessante vedere come questo è un articolo uscito pochi giorni fa, insomma, di Elon Musk, su Elon Musk, su un'intervista che ha rilasciato per Tesla, come effettivamente ci siano dei tratti di valorizzazione delle competenze nel proprio discorso. Come vedete, parla di una figura che tutti noi sappiamo essere quasi un'icona nel mondo assicurativo, che è quello degli attuari, riconoscendone fondamentalmente le competenze di base, riconoscendo il fatto che bisogna però provare a dare un nuovo spunto, una nuova prospettiva a queste risorse. Quindi vedete la chiesa finale in cui viene detto che
fondamentalmente chi è disposto a mettersi in gioco, e quindi quello che parlavamo prima, la prospettiva di cambiamento, l'ambizione, la competitività di una specifica azienda all'interno dell'industry, chi è disposto a creare una compagnia assicurativa completamente disruptive, avrebbe, diciamo, il posto migliore all'interno di Tesla. Passando a un layer superiore, quindi diciamo a livello delle competenze collettive, è interessante notare come l'insieme delle singole competenze, una volta aggregate, varino a seconda di alcune dimensioni. È provato da diversi studi l'impatto diretto sulla performance di un'azienda. In questo studio che vi presento, che è quello fatto da Luis su un campione di quasi 2000 startup, è interessante vedere come due degli elementi oggi in qualche maniera rilevanti nella misura competente, cioè la profondità, l'elevato livello di conoscenza in un determinato ambito e l'eterogeneità, cioè la multidisciplinarità all'interno di un team, impattino entrambi sulla performance attesa. Provando ad astrarlo su uno use case generico, quindi una startup tech che lavora all'interno del nostro settore, del mondo insurtech, però troviamo delle cose che effettivamente possono portare un buon spunto di riflessione, e cioè alcuni sottolivelli di analisi, come il livello di formazione. Da questa analisi emerge ad esempio che ci sia la volontà da parte dei founder di una startup di aggregare competenze simili, e questo soprattutto facendo un raffronto tra profondità di competenze ed eterogeneità, diciamo, dimostra come la profondità di competenze sia in grado di generare un impatto positivo sulla performance, mentre l'eterogeneità in realtà porti, soprattutto nella prima fase del ciclo di sviluppo di una startup, degli elementi di contrasto rispetto alla performance. Questo perché, come vedete nell'ultimo punto, in realtà la necessità di avere un team coeso e omogeneo in una prima fase di avvio di un'iniziativa imprenditoriale è più importante del portare un più vasto numero di competenze all'interno del team. Lo stesso ragionamento a livello di competenze, di ciclo di vita della startup, si può fare focalizzandoci ad esempio sul percorso di una specifica figura professionale. Io in questo momento vi ho segnalato come esempio la figura del CTO, la conosciamo tutti, è la persona che in realtà dietro le quinte, magari non fronting, fa veramente funzionare il team e la startup, sia sul mondo insurtech ovviamente, ma questa è una considerazione overall. E come potete vedere, a secondo del ciclo in cui la startup si trovi, andiamo a chiedere dei diversi compiti a questa figura, partendo dalla necessità di metterci proprio mano e di sviluppare la soluzione, fino ad arrivare nell'ultima fase a dover essere più una figura strategica di ispirazione, in grado di anche promuovere nuove business line. E quindi ovviamente questo ci fa capire come non sempre la stessa persona possa ricoprire nel tempo, se non varia le proprie competenze, se non le arricchisce, se non mantiene quell'approccio che dicevamo di formazione continua, un valido apporto al team in tutte le sue differenti fasi. Questo è l'ultimo layer che vi propongo, che invece è una visione sull'ecosistema. Come ci siamo detti, quindi, c'è un momento in cui all'interno del ciclo di vita bisogna in qualche maniera ripensare alle competenze necessarie e andarle ad arricchire prendendole da fuori o sviluppandole internamente. Questo, che ho definito come competence transformation moment, è uno degli elementi chiave nella crescita di un ecosistema che fondamentalmente, per quanto riguarda oggi l'ecosistema italiano, possiamo dire che non è completamente coperto dagli operatori esistenti. Infatti, come sapete, c'è un tema di competenze anche di eccellenza sviluppate nel mondo accademico universitario, quindi la profondità di competenze, che però a volte si ferma, creando anche degli spin-off, insomma, delle piccole start-up in fase seed, si ferma e non riesce a far quello che poi viene detto trasferimento tecnologico, cioè assicurare la crescita di questa iniziativa. Abbiamo il mondo, per quanto riguarda la nostra country, degli acceleratori, dei venture capital, delle grandi aziende corporate, che ovviamente si posizionano dopo questa fase. L'attesa è quella di trovare dei team già
composti in una maniera coerente con uno scalabile di iniziativa. E infine c'è un lack, ma questo tipico del nostro ecosistema, di figure come quelle ad esempio dei venture builder, che puntano teoricamente a far partire da zero, come sapete, delle iniziative imprenditoriali e che curano in una maniera molto rilevante l'aspetto delle competenze durante la costruzione dell'azienda. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che il tema delle competenze sia stato di vostro interesse e restiamo sicuramente in contatto, potete contattarmi sui miei canali social e se volete curo da qualche tempo un digest per Techstars sul mondo issue, quindi ogni adesione è ben accetta. Buon proseguimento di forum e alla prossima.